40esima Fossano in bici, dedicata quest'anno appunto ad Alberto Balocco, il compianto soprattutto amico, devo dire, di noi fossanesi, che ci ha lasciati in un tragico incidente il mese di agosto dell'anno scorso. Verrà fatto da parte dell'amministrazione, verrà offerto un trofeo, il trofeo Balocco, proprio al gruppo più numeroso. Io vorrei anche ringraziare soprattutto Piera Vigna per la sua organizzazione, perché tutti i soldi che verranno raccolti per la vendita dei pettorali ed eventuali sponsor verranno comunque devoluti a Candiolo per la ricerca del cancro. Quindi grazie a Piera Vigna. Finalmente quest'anno si ritorna sullo sport. Siamo la 40esima edizione della Fossano in bici, un anno particolare perché viene dedicata ad Alberto Balocco, ma come scuole sicuramente ci saranno molti bambini che parteciperanno. Come assessore allo sport sono orgogliosa di questa città, perché comunque tutte le famiglie partecipano sempre numerose a tutti gli eventi sportivi che vengono proposti in città, e nelle scuole abbiamo anche fatto degli eventi per i ragazzi. Ne abbiamo fatto uno poco tempo fa ad aprile, un incontro con le scuole, con un campione paralimpico. Ci sarà un altro evento a settembre, sempre con un grande dello sport, quindi siamo sempre sul pezzo per far sì che i bambini e i ragazzi siano sempre più legati allo sport, che sport è uguale a benessere. Come sempre succede da 40 anni, è un piacere per la Cassa di Risparmio di Fossano e anche dalla Fondazione di essere accanto a questa pedalata che ha uno scopo benefico. È uno scopo che riguarda, penso, tutti i cittadini fossanesi, direttamente o indirettamente. Non, credo che non ci sia nessuno che non sia stato coinvolto nel problema del cancro. E avere la possibilità di avere un approccio diretto, vicino a questa bella evidenza è naturalmente importante per tutti. E un altro scopo per la Cassa di Risparmio di Fossano è il ricordo, è la dedica quest'anno che si fa ad Alberto Balocco, che per moltissimi anni è stato consigliere della banca e anche nel comitato esecutivo. Quindi è un piacere vedere nella maglietta di questa edizione il logo della Cassa di Risparmio di Fossano ben presente.